43 gradi e 32 primi latitudine nord, 13 gradi e 37 primi longitudine est. È il Monte Conero, il sentiero delle due sorelle. Le 8 di mattina. Questa parete di pietra quasi verticale non nasconde più segreti per il suo scalatore più affezionato. Francesco Burattini ricorda così il suo amore a prima vista per il Conero. Avevo 11 anni e mio nonno, che appunto lavorava lì in quella zona, un giorno di festa mi ha accompagnato sul sentiero delle due sorelle. Per me è stato un incontro determinante. Poi con il tempo ho partecipato, chiaramente ho la passione dell'alpinismo e quindi dell'arrampicata, questo mi ha permesso di penetrarlo in ogni piega. Ai piedi del muro roccioso, la spiaggia delle due sorelle deve il nome alla coppia di scogli che la fronteggiano. A questo luogo si ispirano molte leggende, come quella di un demone marino che a causa della sua perfidia fu trasformato in pietra e diviso in due. Nel territorio del Parco regionale del Monte Conero, il sentiero delle due sorelle offre un'occasione unica per gli amanti della montagna. La particolarità grande è che è sul mare, quindi questo ambiente unisce in una continuità geomorfologica impressionante ambienti molto diversi tra loro. Una natura intatta circonda i paesi che si affacciano sul mare, come Sirolo, che a più di 300 metri d'altitudine mette in mostra la chiesa settecentesca di San Nicolò. Lungo l'Adriatico, da Trieste fino al Gargano, in Puglia, il Conero è l'unico promontorio a interrompere l'andamento pianeggiante della costa. I naviganti del passato lo consideravano un punto di riferimento e le popolazioni antiche privilegiarono questa zona per i loro insediamenti. Il mare è sorvegliato dalla settecentesca torre di guardia. Qui Portonovo si affaccia su una baia circondata da ripidi crinali. Nell'undicesimo secolo nacquero un monastero benedettino e la chiesa di Santa Maria. Questo capolavoro dell'architettura romanica fu costruito dai monaci con la pietra bianca del Conero. Dalle sue finestre la luce del sole illuminava il canto mattutino dei benedettini. La struttura della chiesa è un esempio unico in Italia, nato dall'incontro tra schemi architettonici occidentali e orientali. Navi moderne per il turismo, la pesca e il commercio solcano le acque di Ancona, il capoluogo delle Marche. La città più popolosa della regione si allunga sulla costa per 50 chilometri, protetta dagli speroni rocciosi che formano un porto naturale riparato. Nel Settecento il porto fu ridisegnato dall'architetto Luigi Vanvitelli e oggi le sue architetture si affiancano alle aree dedicate ai cantieri. Negli anconetani è ben presente il ricordo della potenza commerciale della loro città, che seppe resistere all'assedio della flotta veneziana.
Oggi quelle navi mercantili che salpavano dal porto, dirette in Oriente, sono le illustri antenate di un progetto innovativo nato in simbiosi con il territorio. È nato ad Ancona perché Ancona ha una tradizione di cantieristica tradizionale che risale a lunga data, che andava in qualche maniera vista in chiave moderna. Ci sono state delle cellule di grande potenzialità che noi abbiamo cercato di raccogliere, di trasformare. Una trasformazione che guarda al futuro e all'innovazione, ma anche alla storia di una terra che vuole farsi conoscere e apprezzare a livello internazionale. Il risultato di questo impegno è rappresentato dagli yacht che portano la firma anconetana, una griff del mare con cifra 6 zeri, che celebra il crescente successo del Made in Italy. Una nuova spinta data dalla fiducia nelle proprie risorse. ISA nasce dalla volontà di fare un progetto che nasca da una città e da una regione fantastica, che ha dei grandi talenti, raccoglierli e diventare i più bravi a livello di costruzione di grandi moto yacht, in uno slogan che abbiamo condiviso in questi anni faticosi di impegno, che era quello di fare le barche più belle del mondo, all'interno del cantiere più bello e all'interno di un territorio che secondo noi è un territorio straordinario di talenti che vanno stimolati e vanno fatti crescere, ma vanno messi in condizione di dimostrare le loro potenzialità. Amiamo questo territorio così tanto da pensare di essere capaci di stimolarlo per poterlo in qualche maniera rappresentare in tutte le sue reali potenzialità, che forse non sono conosciute come dovrebbero. Ma Ancona non è soltanto una bandiera dell'industria italiana. Le piazze e le strade racchiudono le testimonianze del suo spessore storico e culturale. Testimonianze nascoste anche in un percorso di grotte e acque sotterranee che da grandi cisterne sgorgano nella fontana cinquecentesca delle 13 Cannelle. Piazza del Plebiscito è il cuore della città. Un salotto urbano chiamato anche Piazza del Papa, per la statua di Clemente XII, uno dei numerosi papi che, direttamente o indirettamente, governarono le Marche dal 600 all'800. Alle sue spalle, la chiesa di San Domenico. 20 teste rendono riconoscibile la facciata rinascimentale della chiesa di San Francesco delle Scale. Ma il massimo monumento della città è il Duomo, sorto in cima alla collina che era stata l'acropoli dei fondatori greci. La cattedrale è intitolata a San Ciriaco, il martire cristiano di cui conserva le reliquie fin dal X secolo. Con la pianta simmetrica a croce greca, la chiesa unisce lo stile orientale bizantino con quello romanico. Nell'esterno, elementi gotici. Un arco a sesto acuto su due leoni di granito rosso. La cattedrale conserva gli aspetti dell'estetica primitiva, anche se nei secoli si sono aggiunti elementi di stili diversi. Nel Settecento Vanvitelli realizzò l'altare, dove è incastonata una piccola immagine della Madonna, che fu donata ad Ancona da un navigante veneziano. Alle spalle del promontorio del Conero, verso sud, risuonano le note di Castelfidardo, patria indiscussa delle fisarmoniche. Non ho fatto il capello. No. Quella leggenda racconta che un pellegrino andava a far visita alla Madonna di Loreto e portava con sé, un austriaco, un piccolo organetto. Si fermò a dormire presso un contadino di Castelfidardo, Paolo Soprani. Durante questi giorni passati in questa casa di campagna, mostrò il suo organetto. Tra l'altro Paolo Soprani era anche un gran stornellatore. Si fece addirittura regalare lo strumento. E da lì è il miracolo.
Fin dall'Ottocento, gli artigiani di Castelfidardo cavalcano l'onda di un successo, nato da un'abilità non comune. Ogni fisarmonica è composta da oltre 1000 pezzi, tra carta, legno e lamine vibranti, che richiedono grande manualità e precisione. Grazie alla loro perfezione tecnica e musicale, sono strumenti pensati per il talento di grandi musicisti. In un anno riusciamo a produrre 1500 pezzi. Facciamo strumenti di alto livello, di questi però riusciamo a produrre solamente nel top della qualità 2 esemplari l'anno, gli altri strumenti da concerto diciamo una ventina l'anno. La nostra più grande soddisfazione è vedere il nostro strumento sul palcoscenico suonato da un grande artista, quindi tutti gli sforzi e il lavoro e la ricerca fatta sullo strumento si risolve tutto quando il cliente viene qua, prende lo strumento, suona e vede già che gli occhi sono illuminati. Fino al 1294 di Loreto non esisteva neppure il nome. Il colle, a breve distanza dal mare, era disabitato e ospitava soltanto un bosco di lauri. Loreto nacque intorno allo sviluppo del santuario. Le origini di questo luogo di culto risalgono a un simbolo della cristianità, che la fede vuole sia arrivato in volo dalla Terra Santa. Secondo un'antica e viva tradizione, a Loreto si conserva la casa in muratura di Maria di Nazareth, la casa che a Nazareth si trovava davanti alla grotta. Fin da subito la casa di Nazareth divenne un luogo di preghiera e venerazione. In 300 anni la semplicità e l'inviolabilità della Santa Casa furono avvolte, come a proteggerla, da architetture di artisti di grande talento. A terra si vedono i solchi, lasciati dai pellegrini che da più di 700 anni si inginocchiano in preghiera. L'arte diventa strumento della fede per le migliaia di credenti che arrivano da tutto il mondo. È quindi un santuario che ci richiama alle origini della nostra fede e per questo è stato definito un po' come un santuario biblico, un pezzo di Terra Santa trasferito in Occidente, collocato su questo colle. Al valore religioso del santuario si affianca quello artistico. Furono i pellegrini stessi, con le loro offerte, a contribuire alla sua realizzazione. Gli affreschi che decorano alcune cappelle delle absidi hanno l'aspetto liberty e neorinascimentale, dato loro da un restauro di inizio Novecento che fu finanziato da cattolici polacchi, tedeschi e americani. Il valore artistico del santuario trova la sua massima espressione negli affreschi delle sagrestie ottagonali. Quella di San Marco è uno dei più celebri capolavori di Melozzo da Forlì. Al 400 risale anche il lavoro di Luca Signorelli, che decorò la cappella di San Giovanni Evangelista, riuscendo a trasmettere una grande drammaticità. Loreto dunque diventa proprio un luogo, come diceva Giovanni XXIII III, che è come finestra aperta sul mondo, nel senso che da una finestra sprigiona la luce e riceve la luce. Dal mondo riceve tanti pellegrini e al mondo dà un fascio di luce, di speranza e di pace. Il borgo storico che circonda il santuario conserva ancora oggi il suo aspetto cinquecentesco. Nei secoli successivi Loreto continuò a crescere, ma i nuovi edifici furono costruiti fuori dalle mura, lasciando intatta l'atmosfera di un tempo che si mescola ogni giorno alla vita dei pellegrini.
Tra le valli del Musone e dell'Aspio, a nord di Loreto, Osimo è circondata da colline verdeggianti che contrastano con il rosso dei suoi mattoni. Osimo conserva i segni del suo passato romano, malgrado le traversie passate dalle statue antiche che un tempo abbellivano il foro. Si dice infatti che nel 400 il condottiero Gian Giacomo Trivulzio li decapitò per conto dello Stato Pontificio. Le 12 sculture in marmo sono conservate, accanto a stemmi e iscrizioni, nel lapidario all'interno del Palazzo Comunale. Da allora gli abitanti non si sono più liberati da un appellativo scomodo, quello di senza testa. Osimo è una cittadina da scoprire a piedi, senza fretta, passeggiando per le strade del centro storico racchiuso tra le mura medievali. Nelle Marche, i piccoli centri urbani racchiudono un patrimonio culturale degno delle grandi città d'arte. Il Duomo di Osimo nacque nel punto più alto della cittadina, che in antichità ospitava un tempio pagano. È dedicato al primo vescovo, San Leopardo. Secondo la tradizione, Leopardo avrebbe fondato qui la prima chiesa nel V secolo, ma la costruzione dell'edificio attuale iniziò soltanto nel 1100. Sotto al presbiterio si trova l'ambiente più suggestivo della chiesa. Immersa in un'atmosfera sacrale, la cripta accoglie sarcofagi di santi decorati a bassorilievi, tra cui quello del santo vescovo fondatore. Verdigno è un vitigno autoctono che da sempre abbellisce queste colline dei castelli di Iesi nell'alta valle dell'Esino. Del verdicchio si ha testimonianza fin dall'antichità. Si narra infatti che il re dei Visigoti, Alarico, avesse fatto scorta di verdicchio sulla strada per Roma, per migliorare la salute e il vigore dei suoi soldati. Da allora a oggi, la strada del verdicchio è punteggiata di riconoscimenti di qualità e alti livelli di esportazione. Il verdicchio dei castelli di Iesi è il più celebre doc delle Marche. Negli ultimi anni sta vivendo un nuovo successo, grazie a un progetto che unisce tradizione e innovazione. Il Consorzio di Tutela del Verdicchio, insieme all'Università di Milano, ha promosso una ricerca clonale per recuperare quelli che sono i cloni, che erano i cloni e caratterizzavano un po' la viticoltura di queste nostre colline, che altrimenti sarebbero andati perduti. Il successo del verdicchio sta nelle potenzialità del vitigno e dei terreni marchigiani, ma la qualità ha dovuto farsi incontro ai rinnovati gusti del pubblico. Per questo ha dovuto, diciamo, interpretare, pur mantenendo la sua tipicità, nuove espressioni di fruttato, di morbidezza, perdendo anche quella caratteristica un po' aggressiva che era un po' tipica del verdicchio, come il classico amarognolo che caratterizzava questo vino. Era il 1798 quando si aprì per la prima volta il sipario del Teatro della Concordia di Iesi. Quella sera il teatro si riempì con la voce del soprano Anna Guidarini, la madre di Gioacchino Rossini. Ma erano tempi difficili. Da un anno erano arrivati i francesi di Napoleone e i palchi della nobiltà rimasero vuoti per il timore delle proteste dei rivoluzionari. Oggi il teatro è intitolato a un illustre compositore iesino, Giambattista Pergolesi. Iesi è la città natale di un altro illustre personaggio, Federico II di Svevia, un uomo che avrebbe cambiato la storia d'Italia. Nel 1194, mentre la famiglia imperiale viaggiava verso il Regno di Sicilia, Federico fu dato alla luce nella piazza principale di Iesi,
con il popolo testimone della nascita del futuro imperatore. Federico II promosse l'espansione territoriale di Jesi fino alla proclamazione della Repubblica Aesina. Le strade e i palazzi rimandano al prestigio politico e culturale raggiunto nel 400. Nella piazza, oltre 800 anni di storia, tante epoche mescolate col presente. Come il Duomo duecentesco, la porta del Giubileo è del 2000. Lungo i 70 metri della galleria di Palazzo Pianetti si affacciano le sale della Pinacoteca Civica di Jesi, decorate con affreschi rococò che rappresentano un esempio unico nell'Italia centrale. La Pinacoteca accoglie le opere di Lorenzo Lotto. Il grande pittore veneziano lavorò a lungo nelle Marche, portando anche qui un'eco diretta e personale dei maggiori centri artistici dell'epoca. La Pala di Santa Lucia è uno dei suoi capolavori. Fu terminata nel 1532, dopo 9 anni di lavoro. Al piano superiore di Palazzo Pianetti, le sale affrescate custodiscono una raccolta di sculture e dipinti moderni e contemporanei. Da Jesi il viaggio prosegue verso ovest, risalendo il corso dell'Esino e i suoi affluenti. Fabriano si adagia lungo il corso del Giano, la cui presenza favorì lo sviluppo produttivo della valle. Chiese e monasteri sorsero insieme ai palazzi governativi che si affacciano sulla piazza principale, ma la sua celebrità è dovuta a una produzione artigianale, così come la raccontano nell'ex convento di San Domenico. Qui è il primo posto in cui la lavorazione della carta viene modificata. In pratica la carta di manifattura europea si può dire che nasce a Fabriano soprattutto tramite 3 innovazioni tecniche molto importanti. Una prima macchina automatica di tutta la storia della carta per la spappolatura delle materie prime. Una modifica nella collatura della carta per renderla impermeabile e quindi idonea a reggere la scrittura e qualsiasi operazione grafica. Poi l'invenzione più famosa dal punto di vista tecnico fatta qui in assoluto è la filigrana, cioè immagini che appaiono in trasparenza nel foglio di carta se esposto contro una luce. Per esempio, un pittore che vuole che nel 2600 un proprio acquarello possa essere ancora visto, magari esposto in un museo, eccetera, usa queste carte perché permettono una durevolezza nel tempo che le carte industriali moderne non potrebbero mai garantire. A nord-est di Fabriano si estende un paesaggio frutto dello scorrere millenario del torrente Sentino. L'erosione della roccia calcarea ha provocato la formazione della gola di Frassassi. Sulla radura, all'imbocco della gola di Frassassi, la chiesa di San Vittore alle Chiuse fu uno dei principali insediamenti benedettini del Medioevo. La struttura è concepita per evocare la verticalità, accentuata da archi a tutto sesto e da absidi e colonne insolitamente alte. San Vittore è il punto di partenza perché si addentra nelle grotte di Frassassi.
Quello di Frassassi è considerato universalmente uno dei più importanti complessi carsici d'Europa. Le due grotte maggiori comunicanti tra loro furono scoperte nel 1971 da un gruppo di speleologi marchigiani. Le dimensioni di questo universo sotterraneo superano i 13 chilometri di lunghezza. Nelle profondità della roccia, i percorsi per i visitatori attraversano immensi abissi e stretti cunicoli, colmi delle stalattiti e stalagmiti che si sono formate in 400.000 anni. Milioni di anni fa, il mare ricopriva l'entroterra marchigiano. Nel cuore del Parco regionale della Gola della Rossa e di Frassassi, le abitazioni di Genga sono state modellate nella scaglia rossa, sulle fratture di una roccia sedimentata nel mare. È il corso del Misa a indicare la via verso Senigallia, passando per borghi che dominano la valle da alture verdeggianti. La poderosa cinta muraria di Arcevia circonda il centro storico fin dal 400. Voluta dagli Sforza, resistette agli assalti dei Malatesta e di numerosi capitani di Ventura. All'inizio del 200, più di 40 castelli erano sotto la protezione e il dominio di Arcevia, come il borgo fortificato di Piticchio, che sarebbe nato nel Medioevo sui resti di un insediamento romano. La pietra posata nel Medioevo per realizzare le case e le strade di Ostravetere osserva da secoli i loro abitanti. La proverbiale operosità del luogo è confermata da solide tradizioni agricole e industriali. Verso il cielo si slanciano la cupola e il campanile di Santa Maria di Piazza, ispirate alle forme del gotico. L'imponente verticalità della chiesa rispetto a un paese che conta meno di 4.000 abitanti è il segno distintivo della rilevanza storica di Ostravetere. Il Misa si getta nell'Adriatico formando il porto canale di Senigallia. La città ricorda nel nome i suoi fondatori, i Galli Senoni, che furono sconfitti da Roma nel III secolo a.C. Da sempre Senigallia è sinonimo di commercio. Qui si svolse nel 600 una fiera a cui parteciparono centinaia di navi mercantili, ma è anche sinonimo di buona cucina. Allora, uno perché si mette a fare il cuoco? Non lo so, io posso dire quello che è successo a me. Io vengo da una famiglia dove da parte di mia madre da quattro generazioni facevano questo tipo di lavoro, però quando ero ragazzetto proprio non mi passava manco lontanamente nella mente di un giorno fare il cuoco. E invece la cucina di Uliassi ha ricevuto importanti riconoscimenti. Anni di studio e una passione autentica l'hanno portato nel 2000 a vincere il titolo di cuoco dell'anno. Tutto iniziò quando... A 18 anni sono andato a fare la prima stagione, mandato da mia madre, da un suo amico, uno chef cordon bleu, e sembrava che dovessi andare in vacanza, perché lì c'erano i campi da tennis, c'era la piscina, c'era la pesca sportiva, sembrava, no, una di queste robe che diceva vai su e ti fai sti 4 mesi che ti diverti. Sono su, mi sono fatto un mazzo così, cioè una roba da quelle lì che dopo 10 giorni andavo nel bagno con le lacrime agli occhi e dicevo ma io non è possibile, cosa sto a fare qua? Quando ho fatto l'università ho dato 7-8 esami, ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie, mi sono proprio innamorato. Dopo un mesetto che stavamo insieme, lei mi ha detto, dai, no, che fai il cuoco, perché non prepari una cena a me e ai miei amici, circa una trentina di persone. E io, per amore, ho fatto sta cosa, ho cucinato proprio quel sentimento. E lì ho capito quanto fosse bello, veramente è stato un momento proprio preciso della vita mia, quanto fosse bello cucinare per gli altri, cioè comunicare con il cibo.
A Senigallia si associa da sempre il sapore del mare. I tavoli della pescheria sono al centro del colonnato neoclassico, nel cuore della città. Il simbolo di Senigallia è la rocca, voluta dalla famiglia della Rovere che governò qui tra il 4 e il 600, alternandosi ai Malatesta. La residenza signorile è circondata da quattro torrioni circolari che sorsero sulle fondamenta di una fortificazione romana. A Fano, la luce del sole illumina l'interno dell'ex chiesa di San Francesco. Meno di 100 anni dopo il rifacimento, nel 1930, un terremoto distrusse il tetto, lasciando in vita un edificio che oggi appare senza tempo. Nel 400 la chiesa era luogo di sepoltura dei Malatesta che governavano Fano. Dal 600 le pietre tombali e i sarcofagi sono custoditi sotto il portico della chiesa. Dell'antica Fano aveva parlato già Cesare nel suo De Bello Civili. Ancora prima, qui, i Romani avevano sbaragliato l'esercito cartaginese di Asdrubale e da questa vittoria sembra derivare il nome originario della città, Fanum Fortunae. La terza città delle Marche per popolazione vanta una lunga tradizione commerciale, peschereccia e industriale, alla quale si è aggiunto negli ultimi decenni lo sviluppo del turismo. La storia culturale di Fano la eleva al rango di città d'arte, fiera d'aver ospitato la formazione giovanile di Raffaello sotto la guida del Perugino. I loro dipinti si trovano anche nella chiesa di Santa Maria Nuova, fondata nel Medioevo e riedificata nel Cinquecento. Attraverso le opere del Perugino e di Raffaello, le immagini che la decorano ripercorrono gli episodi della vita della Vergine. Fano si trova nella fascia meridionale della provincia di Pesaro Urbino, non lontano dalla foce del Metauro. Il tracciato romano della Via Flaminia si snoda lungo il corso del Metauro, che scava una delle valli più ampie della regione. Natura e storia si intrecciano nei borghi che punteggiano le valli marchigiane. Nella valle del Misa, le scale di Corinaldo serpeggiano tra case antiche, disegnando gli scorci caratteristici del borgo d'origine medievale. Nel 1890, Corinaldo vide la nascita di Maria Goretti, la giovane martire che sarebbe diventata santa e alla quale è qui intitolato un santuario. Le mura che circondano il borgo sono tra le meglio conservate delle Marche e furono ricostruite nel 300 dopo che Corinaldo fu rasa al suolo dai Malatesta. Il borgo di San Lorenzo in campo si sviluppò oltre 1000 anni fa, attorno alla chiesa di San Lorenzo, che faceva parte di un'abbazia benedettina. Quattro delle sue colonne appartenevano a un tempio romano e provengono addirittura dall'antico Egitto. Anche qui si percepiscono i segni del governo dei Della Rovere. All'inizio dell'Ottocento sarebbe stato ricavato il teatro da una sala da ballo del loro castello. Gli abitanti lo intitolarono al concittadino Mario Tiberini, un grande tenore dell'Ottocento.
Il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola conserva un esempio straordinario dell'arte dell'antica Roma. I personaggi a cavallo ritratti nelle statue in bronzo sono ricoperti da una doratura sorprendente. I bronzi sono gli unici nel loro genere a essere giunti fino a noi, dopo essere rimasti sottoterra per 2000 anni. Secondo le ipotesi degli studiosi, i bronzi di Pergola risalirebbero addirittura all'epoca di Giulio Cesare. Le sale del museo dedicano spazio anche a un'altra raccolta di statue. Risalgono al 6 e 700 i manufatti in legno scolpito e dipinto che illustrano con realismo i santi e le vicende bibliche. Nello stile di queste opere si ritrovano le radici umbre di Pergola, che fu fondata dai cittadini di Gubbio all'inizio del XIII secolo. Nell'alta valle del Metauro, Urbania è immersa nel cuore dell'entroterra marchigiano, non lontano dall'Umbria e dalla Toscana. Nel Medioevo si chiamò Castel delle Ripe prima e Castel Durante poi, fino al nome attuale datole da Papa Urbano VIII nel 600. Per tre volte ha cambiato nome, ma da più di 800 anni le sue botteghe artigiane continuano la lavorazione di ceramica e maiolica. Il Museo Diocesano di Urbania accoglie una preziosa raccolta di maioliche. Le sue sale raccontano la fama europea raggiunta dalla città nel Cinquecento, grazie a opere considerate capolavori dell'arte rinascimentale. Ancora oggi i maestri ceramisti portano avanti la tradizione, ispirati dal successo dei loro predecessori. Diciamo che era un sogno da ragazzino che avevo di aprire un negozio di ceramica, di maiolica in Urbania, riportare il gusto, il sapore di un mestiere antico in questo paese. Il nostro metodo di lavoro in pratica va a ricalcare lo stile degli antichi, quindi più è fedele all'originale e più si ottiene il risultato migliore. Quindi andiamo quotidianamente alla ricerca, con prove su prove, di piccole modifiche per ottenere un miglioramento tecnico della nostra maiolica. Le attrezzature all'avanguardia a disposizione degli artigiani permettono di curare le maioliche di Urbania in ogni dettaglio, ma i risultati di oggi derivano anche dalla passione di chi ha superato inizi faticosi. 20 milioni per un forno, e quindi eravamo costretti a, come si dice, a dormire insieme a questo forno che era a gas, e quindi ogni ora mettevamo la sveglia per controllare se la fiamma era uguale, se il forno stava andando su in maniera omogenea. La storia di Urbania si è sempre intrecciata a quella delle maioliche, grazie alla qualità promossa soprattutto dal governo dei Montefeltro e dei Della Rovere. Nei secoli del papato, tra il 6 e l'800, vi fu forse un periodo di declino. Negli ultimi 200 anni si è assistito a un ritrovato successo delle ceramiche di Urbania. E di recente si è aggiunto un altro primato cittadino. Qui si trova infatti uno dei migliori ristoranti di terra della regione. Un successo nato soprattutto dalla passione della sua proprietaria.
Io credo che la cucina racconta anche un po' come tu sei, anche i tuoi stati d'animo. Te dico che se un giorno sto male io non vengo a cucinare perché quel piatto sarà cattivo. In genere però non sto mai male perché fare questa cosa è così bella. Le mie due nonne, una a 5 anni mi ha messo, ha tagliato il manico a una scopa, mi ha fatto un banchetto e mi ha messo alla madia e mi ha dato la farina, per me era un gioco, è rimasto un gioco. L'altra era molto meno coccolona, però mi ha passato tutto il suo amore per le erbe. E ancora oggi il mio orto, perché io vivo in mezzo ai boschi, è fatto di pomodori, di daglie, di ciliegie, però alla ciliegia ci va su anche il fagiolo che si arrampica, l'albero delle ciliegie, è mescolato, non c'è un confine. Quello che io ho imparato da questa nona vita è che se la cucina prendi le cose della tua terra e le sciupi il meno possibile, le manipoli il meno possibile, fai dei gran piatti. Per esempio un piatto che mi fa impazzire in questo periodo è la baggiana. Sono fave e bietole che cuoci insieme e sono un tutto perché le puoi servire con i crostini di pane. Nel 400, attorno alla famiglia dei Montefeltro, a Urbino orbitavano letterati, scienziati, architetti e artisti. Il Rinascimento italiano trova una delle sue massime espressioni nel Palazzo Ducale, progettato con maestria dall'architetto dalmata Luciano Laurana. Il Palazzo Ducale di Urbino è oggi un simbolo, un qualcosa che è diventato una specie di stereotipo nel Rinascimento italiano. Quel palazzo è una risposta dinamica ad una serie di esigenze che sono esigenze abbastanza complesse, che ci dicono come quel palazzo sia una manifestazione del potere. Non a caso i Torricini sono rivolti verso la strada che giungeva da Roma, ma l'aggressività di questa facciata verso la vallata e verso Roma è completamente diversa dall'andamento, diciamo, dolce, piano, che il palazzo ha all'interno della città. Le sale di Palazzo Ducale conservano le opere di quegli artisti che alla corte dei Montefeltro trasformarono Urbino in una capitale dell'arte, in grado di competere con Venezia, Firenze e Roma. Il piano nobile del palazzo è diventato la sede della Galleria Nazionale delle Marche, un patrimonio eccezionale per la valenza artistica delle opere che ricompongono in un unico luogo la complessità del quadro artistico italiano tra Medioevo e Rinascimento. Tra le numerose rappresentazioni di scorci urbani emerge un dipinto attribuito alla scuola di Piero della Francesca. Rappresenta la città ideale, una sintesi formale delle aspirazioni estetiche del Rinascimento. Le sale di Federico da Montefeltro sono decorate con maestria, come lo studiolo del Duca e la sala delle udienze. Qui spicca la Flagellazione di Piero della Francesca. L'opera unisce con raffinatezza scienza prospettica e significati allegorici. Con l'attenzione per la cultura e l'arte conviveva però il desiderio di conquista. I castelli che circondano Urbino sono il simbolo dell'espansione del potere della casata, ma ricordano anche che la vita pubblica della città fu affidata a una gestione inusuale per quell'epoca. Le duchesse, che rappresentano una, se si può dire, categoria di donne che non ha riscontro in altre parti d'Europa, perché
quando i loro mariti erano assenti, avevano un potere che trova riscontro nelle leggi che queste duchesse e contesse di Urbino hanno emanato e che sono scritte proprio negli statuti cittadini. Urbino continua a mantenere la sua vocazione di centro attivo della cultura. Le sue mura accolgono la vivacità di migliaia di turisti e degli studenti iscritti a uno dei più importanti atenei italiani. Per la sua rilevanza culturale, il centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Dell'inestimabile patrimonio di Urbino fa parte anche l'oratorio di San Giovanni Battista. L'intera navata della chiesa di fine 300 è decorata con affreschi che rappresentano gli episodi della vita del santo. L'opera, nel suo insieme, è considerata il miglior esempio di gotico internazionale presente in Italia. Furono i fratelli Jacopo e Lorenzo Salimbeni di San Severino a realizzare gli affreschi all'inizio del 400, inclusa la crocifissione che domina la parete di fondo. Il Monte Feltro è una zona montuosa di roccia calcarea, situata all'estremità nord-occidentale delle Marche. Sui suoi speroni sono sorti castelli e borghi fortificati. Il corso del Foglia è interrotto da una diga, che crea uno specchio d'acqua dominato dall'alto da Sasso Corvaro. Dall'abitato emerge la Rocca Ubaldinesca. Grazie alla lontananza dai maggiori centri abitati, la fortezza conservò oltre 10.000 opere d'arte provenienti da Urbino per proteggerle dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Altrettanto imponente è il Forte di San Leo, voluto da Federico di Montefeltro, che nel 400 fece modificare il castello medievale preesistente. L'architetto senese Francesco di Giorgio Martini aggiunse la cinta muraria e i torrioni cilindrici, trasformando San Leo in un'elegante opera d'arte. Castelli e borghi dominano vallate verdeggianti, spingendosi fino a paesaggi resi aspri dai rilievi montuosi dell'Appennino. I monti Pietralata e Paganuccio si stringono sul corso del Candigliano nella gola del Furlo. Ma gli antichi romani non si fecero intimidire dalle asperità del terreno e nel primo secolo d.C. scavarono una galleria nella roccia per permettere il passaggio della Via Flaminia. Lasciati gli Appennini, il ritorno sulla costa adriatica conduce a Pesaro, una città che negli ultimi decenni ha promosso con successo il rilancio del suo ruolo culturale ed economico. Uno degli eventi di maggior rilievo è dedicato al genio musicale di un illustre cittadino. Il festival che Pesaro ha dedicato a Rossini è conseguenza di un debito contratto dalla città con questo figlio e alla città ha lasciato il suo patrimonio interamente e l'ha lasciato con uno scopo ben preciso, di far studiare musica a chi non aveva i mezzi per farlo. L'intento originario del Rossini Opera Festival è riscoprire e mantenere in vita il patrimonio musicale del compositore. Dal 1980 a oggi, un altro capitale è andato sviluppandosi,
quello delle professionalità artistiche che si sono formate sul campo e alle quali si deve oggi il crescente successo della manifestazione. Abbiamo trovato un assessore alla cultura molto intelligente e molto appassionato, Gianfranco Mariotti, che è il creatore del festival. Mariotti è partito col piede giusto, intanto perché subito ha creduto nella grandezza di Rossini e secondo perché ha capito che l'unica maniera per restituire un grande autore, per giunta difficile, era di presentarlo alla grande. Voglio dire, la cultura, in questo caso per Rossini Opera Festival e per i suoi promotori, è una cultura con la C maiuscola. Rossini è semplice, ma non è povero. E poi c'è un motore tutta la sua musica, che è il ritmo. Il ritmo di Rossini è il ritmo di Rossini, non è il ritmo di Bach, non è il ritmo di Vivaldi. È un ritmo che trae le ragioni non astrattamente, come discorso componente a parte della musica, a cui questo ritmo particolarissimo imprime un movimento continuo che genera una vitalità, una tensione, vero? Una suggestione che non si ferma mai. A nord di Pesaro si estendono le propaggini settentrionali delle Marche. Paesaggi marchigiani riconoscibili a prima vista, con i fortilizi circondati da mura imponenti e torri merlate. Poi una corsa finale verso il mare, verso il regno dei divertimenti estivi. Nel mare si gettano le ultime rocce, prima che la costa riprenda il suo andamento pianeggiante. La spiaggia di Gabice Mare si anima con la vivacità dei colori estivi e si riempie con le voci dei suoi ospiti. Il viaggio alla scoperta della storia, dell'arte, dei suoni e dei sapori delle Marche si ferma al di qua di una cortina invisibile. Al di là di Gabice si riconoscono le linee dei palazzi. Potrebbe essere Miami o Rio de Janeiro. Paesaggi costieri nuovi, distanti dalle Marche eppure così vicini. Ma questa è tutta un'altra storia.